un ottimo momento per provare ad installare Linux ed in particolare Ubuntu sul tuo PC. La nuova versione a supporto esteso è infatti ormai disponibile da qualche tempo e, fammi dire, funziona veramente bene. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Io ho installato la nuova versione di Ubuntu sul mio PC fisso e sul mio PC portatile parecchie volte ormai nel corso degli anni e quindi ho accumulato una buona esperienza. In particolare per questa ultima generazione ho consultato tutta la documentazione, ho letto i forum, ho risolto un po' di sfighe varie e ho come sempre zippato tutto quanto nel video che ti propongo in questo momento, nel quale voglio proporti il modo più efficace per installare Ubuntu di fianco a Windows 10. Realizzeremo quindi una configurazione dual boot nella quale ogni volta che accenderai il PC potrai scegliere se partire con Windows 10 come al solito oppure partire con il sistema operativo Linux Ubuntu. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di cominciare diamo un'occhiata ai requisiti. Bene, innanzitutto ti servirà un PC con almeno 4 GB di RAM, 40 GB di spazio libero su disco e una CPU a 64 bit. Per assicurarti che il computer abbia tutte queste caratteristiche, dai un'occhiata all'articolo collegato nel quale ho inserito tutti i link e i passaggi per verificare queste informazioni. Come abbiamo detto, realizzeremo una configurazione dual boot nella quale ad ogni avvio potremo scegliere se partire con Ubuntu e con Windows, quindi verrà conservata tutta l'installazione di Windows attuale con tutti i documenti. Siccome però è un attimo che capiti una sfiga e perdiamo tutti i documenti, prima di procedere devi assolutamente preparare una copia di sicurezza del tuo PC e della configurazione attuale. Vedremo fra poco come farlo, però sappi che prima di partire ti servirà un disco esterno nel quale salvare lo stato attuale del computer. Se non hai un disco esterno disponibile, dai un'occhiata a questo articolo che ho preparato su turbolab.it per tutti i miei suggerimenti su quale scegliere. Bene, ci ho detto, entriamo nel vivo della trattazione. Prima ancora di preoccuparci di installare Ubuntu, dobbiamo fare quello che nessuno fa, ovvero preparare l'installazione di Windows attuale. In particolare, apriamo il menu Start, cerchiamo CMD, eccolo qua, per localizzare rapidamente il prompt dei comandi e avviamolo come amministratore. Clicco con il pulsante destro, esegui come amministratore. Ecco qua, confermiamo. A questo punto impartiamo questo comando fsutil dirty set c2. Se però vuoi copia e incollarlo lo trovi nell'articolo collegato che ti ho indicato in precedenza. Eccolo qua, non appena impartiamo il comando Windows ci risponde che il volume è contrassegnato come danneggiato e ci invita appunto a riavviare il PC per eseguire il controllo, che è esattamente quello che vogliamo fare. In caso non dovesse succedere, comunque clicchiamo Start e il tasto di spegnimento e quindi riavvia il sistema. Durante il riavvio verrà appunto eseguito il controllo di integrità del file system. Questo è necessario perché in caso il file system fosse danneggiato, l'installazione di Ubuntu potrebbe non riconoscere correttamente la presenza di Windows 10 e quindi non offrirci la possibilità di configurare il dual boot. Tornati a Windows dovremmo svolgere il passo successivo, ovvero è sempre un'ottima idea aggiornare il BIOS o BIOS che dir si voglia del PC prima di installare Linux. Questo perché generalmente gli aggiornamenti del BIOS migliorano la compatibilità, risolvono un pochino di sfighe e quindi è meglio farlo. Ora, non è strettamente obbligatorio non bloccarti qui se non sei in grado di farlo, però l'aggiornamento del BIOS appunto è uno dei passi raccomandabili. Come farlo? Ci sono due modi: se hai un portatile, probabilmente ti è stata fornita a corredo un'utility che si occupa di aggiornare il BIOS automaticamente. In caso contrario, se stai utilizzando un PC fisso, magari un assemblato, devi andare sul sito del produttore della tua scheda madre, quindi Gigabyte, Asus, ASRock e via dicendo, per scaricare il tool e poi svolgere l'aggiornamento da lì. Bene, passo successivo, dobbiamo fare un po' di pulizia in Windows. Ora, una delle cose principali è sicuramente quello di approfittare di questa occasione per disinstallare dei vecchi programmi, liberarsi di tutte le cose che non utilizziamo più, fare in generale un po' di pulizia e togliere tutto il superfluo.
Fatto questo, procediamo con la pulizia del disco, quindi andiamo qua sul disco proprietà generale, avviamo l'utility di pulizia del disco, attendiamo qualche tempo per l'analisi e clicchiamo su pulizia file di sistema, in modo da avere appunto la versione più completa dello strumento di pulizia. Eccoci qua, diamo un'occhiata velocemente a tutto quello che ci viene offerto, selezioniamo tutti gli elementi e confermiamo per liberare veramente un sacco di spazio su disco. Ora, a seconda della condizione del tuo PC, io ad esempio ho fatto la pulizia del disco anche poco fa, quindi non ho moltissimo da eliminare, però potresti riuscire a recuperare addirittura fino a 20 GB. Ora, devi disattivare la crittografia del disco. Che cosa significa? Molti PC, soprattutto quelli moderni venduti di recente appunto con Windows 10, vengono venduti già di fabbrica con la crittografia del disco attivata, ovvero tutto il disco non è accessibile fino a quando non andiamo a eseguire il login a Windows. Questo chiaramente è un problema perché siccome Ubuntu dovrà modificare l'installazione di Windows, non è in grado di capire quali file ci sono e dove si trova lo spazio libero. Quindi facciamo questa verifica, velocissimi, andiamo su Start, Impostazioni, Aggiornamento e Sicurezza. Qua sotto dovremmo trovare una voce che dice crittografia del dispositivo. In caso così fosse, significa che il dispositivo potrebbe essere crittografato. In tal caso troveremo un pulsante qui al centro che ci offre la possibilità di attivare o disattivare la crittografia. Ricordiamo che vogliamo disattivarla. Bene, abbiamo controllato il file system, aggiornato il BIOS, fatto un po' di pulizia, è arrivato il momento di fare il backup, come ti dicevo in precedenza. Ora, al di là di copiare i tuoi documenti e file personali, personalmente ti stra mega raccomando di creare un'immagine del sistema, quindi catturare un'immagine di tutto il PC attuale. In questo modo, se per caso ti stancherai di Ubuntu, qualcosa dovesse andare storto durante l'installazione, non ci salti fuori, ci sono mille problemi, potrai ripristinare la situazione attuale del sistema operativo veramente in pochissimi click, senza dover impazzire a fare la reinstallazione e la riconfigurazione. Come fare per catturare l'immagine? Ci sono una serie di programmi che sono appunto gratuiti, che ti consentono di catturare questa immagine. Trovi tutte le mie raccomandazioni e indicazioni al solito nell'articolo che ti ho linkato qua sopra. Passo successivo, dobbiamo disattivare l'avvio rapido di Windows 10. Si tratta di una caratteristica che mette in ibernazione il sistema quando lo spegniamo e di nuovo crea qualche problema alla possibilità di accedere al disco da parte di Ubuntu. Per disattivare avvio rapido clicchiamo appunto qua sulla barra di ricerca, cerchiamo pannello di controllo per accedere al vecchio pannello di controllo. Da qua su scriviamo energia, eccolo qua, opzioni risparmio energia e entriamo su specifica comportamento pulsanti di alimentazione. Qua sotto dovremo trovare una check che si chiama appunto avvio rapido, disattiviamo, confermiamo e riavviamo il PC per rendere effettive le modifiche. Bene, ora riavviamo il PC ed entriamo nel BIOS. Ci sono tre impostazioni di BIOS che dobbiamo cambiare. La prima in particolare è verificare la modalità con cui il BIOS espone il disco, ovvero il modo in cui il sistema operativo accede al disco. In particolare vogliamo cercare un'opzione che si chiama modalità di accesso al disco, perché dobbiamo far sì che sia impostata ad ACI e non RAID. Questo perché la versione di Ubuntu attualmente in circolazione non supporta ancora la modalità di accesso al disco RAID. Ora, se sei uno smanettone sai che probabilmente RAID è una modalità di configurazione che richiede più dischi, però è anche una modalità di accesso al disco. Quindi fai questa verifica comunque anche se non stai utilizzando una configurazione RAID propriamente detta. Mentre sei dentro al BIOS devi anche disattivare l'opzione Secure Boot, proprio perché questa opzione fa sì che il PC possa essere avviato solamente da un sistema operativo riconosciuto. Ora è possibile, e ti lascio il collegamento qua sopra se vuoi smanettare veramente tanto, far sì di mantenere attivo il Secure Boot e installare comunque anche Ubuntu, però il modo appunto più razionale, più pratico di procedere è disattivare questa funzionalità prima di procedere. Ti avevo parlato anche di una terza opzione da cambiare, in realtà mi sono sbagliato perché la cambieremo in seguito. Bene, ritornati a Windows, scolleghiamo tutte le periferiche esterne, in particolare scolleghiamo eventuali dischi esterni, scolleghiamo per il momento anche la stampante, ti consiglio anche di staccare la webcam, staccare tutte le periferiche USB che non sono strettamente indispensabili.
Fatto questo, prendiamo una chiavetta USB e prepariamo e mettiamoci sopra la procedura di installazione di Ubuntu. Utilizzeremo un programmino che si chiama Rufus, ti ho lasciato tutta la mia videoguida qua sopra nella quale descriviamo la procedura passo per passo. Ora, la chiavetta chiaramente non è strettamente necessaria, puoi anche pensare di masterizzare il DVD di Ubuntu, però probabilmente se hai un PC abbastanza recente non hai il lettore e quindi utilizzare la chiavetta è il modo più rapido, efficiente e sicuro di fare questa operazione. Non appena hai la chiavetta USB con Ubuntu, collegala al PC, riavvia, entra nel BIOS e svolgiamo il terzo passaggio che ti dicevo prima, ovvero devi impostare questa chiavetta come dispositivo di boot, ovvero devi far sì che il PC parta caricando il sistema operativo della chiavetta e non il sistema operativo presente sul disco fisso. Procediamo a riavviare il PC e dovremo appunto caricare Ubuntu dalla chiavetta USB. Se abbiamo svolto l'operazione correttamente vedremo il logo di Ubuntu e questa procedura nella quale appunto il sistema operativo sta controllando che la chiavetta sia stata scritta correttamente. Non appena compare questa schermata siamo finalmente pronti a partire, quindi selezioniamo l'italiano qui dalla colonna di sinistra e quindi clicchiamo su installa Ubuntu. Bene, dobbiamo poi scegliere la disposizione della tastiera, il layout della tastiera, viene già preselezionato generalmente italiano che è corretto. Per assicurarlo battiamo un po' di lettere qui sotto nello spazio, in particolare le accentate, se si vedono correttamente la tastiera è stata riconosciuta. Possiamo cliccare avanti per proseguire. Ora alla schermata successiva dobbiamo scegliere che tipo di installazione fare. Possiamo scegliere l'installazione normale o l'installazione minima. L'unica differenza tra questi due tipi di installazione è quale software aggiuntivo viene installato immediatamente. In particolare, se scegliamo l'installazione normale, ci verrà installato automaticamente anche tutta la suite da ufficio, i vari giochi, i riproduttori multimediali, tutto quello che serve per lavorare immediatamente. Se invece scegliamo l'installazione minimale, ci verrà installato solamente il browser che è Firefox e dovremo installarci tutto il resto da soli. Ora, scegliere una o l'altra è una questione di preferenza personale. Io personalmente preferisco l'installazione minima perché così poi potrò scegliere di installare solo quello che effettivamente mi interessa. Qua sotto invece dobbiamo scegliere se scaricare gli aggiornamenti di Ubuntu, opzione che vi raccomando di mantenere installata, e subito sotto anche se installare il software di terze parti. Ora, questa seconda opzione significa che verrà installato anche driver e altri componenti con una licenza d'uso, quindi software potenzialmente non open source, è più un problema, diciamo così, filosofico che altro. Per la praticità di tutti i giorni spuntiamo sicuramente la casella prima di proseguire. Bene, il passaggio successivo è uno di quelli più importanti, ovvero come tipo di installazione dobbiamo scegliere installa Ubuntu a fianco di Windows 10. Questo, come abbiamo detto in apertura, farà sì che vengano mantenuti entrambi i sistemi operativi e potremo scegliere all'avvio se avviare con Ubuntu oppure con Windows 10. Ora, mi è capitato in diverse occasioni che questa opzione non si presentasse, se così fosse cliccate semplicemente esci, tornate a Windows e risvolgete le operazioni di manutenzione che vi ho indicato in precedenza. Perché? Perché se non viene proposta l'opzione installa Ubuntu a fianco di Windows 10 significa che il sistema operativo, quindi la procedura di installazione di Ubuntu, non è riuscita ad accedere al disco e alla partizione di Windows e a riconoscerla. Quindi non potrà appunto fare il dual boot. Questo si verifica appunto se non abbiamo svolto le operazioni che vi ho dettagliato in apertura, ad esempio non abbiamo disabilitato il fast boot, oppure non abbiamo eseguito il controllo del file system come vi ho indicato come primissimo passaggio e tutte le altre operazioni. Se invece va tutto a buon fine, clicchiamo installa Ubuntu a fianco di Windows 10 e procediamo. Ora, da questa schermata dovremo scegliere effettivamente quanto spazio su disco, quindi quanto spazio riservare a Windows 10 e quale spazio assegnare ad Ubuntu. Quindi quello che dobbiamo fare è prendere appunto questo selettore e trascinarlo verso sinistra se vogliamo assegnare più spazio ad Ubuntu, oppure più verso destra se vogliamo mantenere più spazio a Windows 10. Come vi dicevo in apertura, come minimo è raccomandabile assegnare 20 GB di spazio ad Ubuntu e lasciare sempre come minimo almeno 15 GB di spazio a Windows 10. Per questa prova diciamo che assegniamo una trentina di GB ad Ubuntu e clicchiamo installa. Confermiamo la volontà di proseguire.
e confermiamo di nuovo quando ci verrà proposto il partizionamento del disco. Bene, a questo punto dobbiamo inserire la nostra località, generalmente Roma va benissimo, altrimenti possiamo digitare il nome della nostra città. Ben arrivati a questa schermata, dobbiamo inserire le informazioni per creare l'account dell'utente che utilizzerà il PC. Quindi nel primo campo digitiamo un nome a piacere, io in particolare ho scritto il mio nome e cognome, battezziamo il PC con un'altra designazione che ci piace ed inseriamo quindi il nome utente, ovvero il nome dell'account con il quale eseguiremo effettivamente l'accesso al PC. Scegliamo poi la relativa password che eventualmente dovremmo digitare per questo utente e poi scegliamo se vogliamo che automaticamente ogni volta che accendiamo il PC si raggiunga il desktop oppure vogliamo che sia presentata la schermata nella quale dovremmo digitare la nostra password per eseguire effettivamente login. Bene, arrivati a questo punto non dovremmo fare altro se non aspettare. Infatti la procedura di installazione sta copiando i file dalla chiavetta al nostro disco rigido di fianco a Windows 10. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine dell'operazione, clicchiamo riavvia ora e non appena vediamo questa schermata dobbiamo estrarre la chiavetta USB che abbiamo collegato al PC e premere un tasto qualsiasi per riavviare il computer. Questa è la schermata della quale parlavamo in apertura, quindi al primo riavvio e ad ogni riavvio successivo del computer potremo scegliere se partire con Ubuntu, che è la scelta predefinita, oppure utilizzare il Windows 10 standard. Per questa prova avviamo Ubuntu per la prima volta ed eccoci qua, primissimo avvio, ci viene richiesto di eseguire login su vari servizi cloud. Ora, se abbiamo un account ad esempio Google oppure Microsoft, è sicuramente una buona idea eseguire login su questi servizi perché questo faciliterà l'accesso alla mail e a tutte le nostre informazioni che potremo aver salvato sui cloud di Google oppure di Microsoft. Se invece questa funzione non ci interessa, possiamo cliccare direttamente salvo per passare alla schermata successiva che riguarda Live Patch. Si tratta di un servizio di Canonical che permette di mantenere aggiornato il sistema operativo senza bisogno di riavviare. È generalmente però utile soprattutto sui server, quindi in linea di massima per i PC desktop. Possiamo cliccare successiva per andare al passaggio successivo. Da qui possiamo scegliere quali informazioni di telemetria condividere con Canonical, quindi con lo sviluppatore di Ubuntu. Se non vogliamo inviare nessuna informazione di telemetria, quindi massima privacy, clicchiamo la seconda casella, no, non inviare, e procediamo con successiva. A questo punto ci viene chiesto di abilitare i servizi di posizione che permettono al sistema operativo di capire dove si trova dal punto di vista geografico, quindi se siamo a casa, in ufficio, eccetera. Io generalmente lo attivo perché può far comodo, però se non volete che il sistema operativo possa mai sapere dove vi trovate, disabilitate questa opzione. Proseguiamo ancora cliccando il successivo e fondamentalmente viene presentata questa schermata di riassunto con la disponibilità di tutti i software che eventualmente potremo installare tramite il centro software di Ubuntu. Però possiamo cliccare fatto per completare l'operazione e atterrare al desktop. Ora in questo momento Ubuntu ci segnala che sono disponibili degli aggiornamenti, possiamo certamente valutare di installarli oppure di farlo successivamente. Io per il momento clicco ricorda in seguito in modo da chiudere la finestra, voglio andare rapidamente quindi ad aprire Firefox e se siete abituati ad usare Firefox in ambiente Windows non avete nessun problema perché la declinazione per Ubuntu è sostanzialmente identica. Bene, non appena avviato Firefox scriviamo turbolab.it per visitare il nostro sito ed effettivamente assicurarci che la connessione ad internet funzioni correttamente. Bene, eccoci qua, turbolab.it si è aperto, quindi anche la connessione ad internet è funzionante. A questo punto possiamo sbizzarrirci con tutto l'ecosistema software che ci propone Ubuntu. Quindi clicchiamo in particolare qui sotto sul pulsante con i 3x3 puntini per aprire la dashboard che racchiude un po' tutto il software che è già disponibile in Ubuntu. Nello specifico, se siete nuovi di Ubuntu, vi interesserà probabilmente utilizzare Ubuntu Software, quindi questa applicazione
che potete trovare all'interno della dashboard, perché è sostanzialmente l'equivalente del Microsoft Store, ovvero è uno store, se così vogliamo, integrato in Ubuntu, che ci permette di installare software, tutto il software disponibile per Ubuntu, in modo molto semplice tramite appunto un'interfaccia grafica. Nell'articolo correlato vi ho lasciato un'altra serie di procedure che probabilmente vorrete svolgere immediatamente, in particolare se il PC monta una scheda video dedicata di Nvidia, vorrete attivare i driver proprietari di Nvidia, che sono generalmente molto meglio di quelli open source integrati nativamente di Ubuntu e che risolvono un sacco di problemi. Potreste anche decidere ad esempio di spostare la barra qua sotto per avere un'esperienza più simile a quella che già avete per Windows, attivare o disattivare il login automatico e via dicendo. Per tutte queste informazioni di nuovo fate riferimento all'articolo correlato dove trovate tutti i link alle nostre guide. Bene, da zanditurbola.it è tutto, fammi sapere come è andata la tua installazione di Ubuntu, è andata tutto bene, hai avuto problemi, sei contento del risultato finale, raccontami tutto tramite commenti qua sotto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Bitcoin, criptovalute, Linux, Windows, PC, Android, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, per la campanella. Al prossimo video, ciao!